Signor Sindaco, signori consiglieri comunali, buonasera e benvenuti al Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria presso la Sala Consiliare della città di Bisignano oggi 29 giugno 2022. Sono le ore 18:30 e prima di dare la parola al segretario generale del Comune di Bisignano, il dottor Alfonso Rente, per procedere all'appello nominale, rivolgo un caloroso benvenuto e un saluto carissimo a tutti i cittadini presenti in sala, a quelli che ci stanno seguendo in diretta sui canali social del Comune di Bisignano, a quelli che poi ci seguiranno in differita. Un saluto anche ai giornalisti accreditati a partecipare a questa adunanza, ai vigili urbani e agli operatori di Sportcom TV. Ancora una volta, da quando ricopro la carica di Presidente del Consiglio, sono onorata di presiedere il Consiglio Comunale che è stato disposto e convocato per la giornata odierna per deliberare il gemellaggio tra il Comune di Bisignano e il Comune di Sant'Agata d'Esaro e il conferimento della cittadinanza onoraria al dottore Lorenzo Cotroneo. A questo punto passo la parola al signor segretario, il dottore Rente, che saluto, per verificare la presenza del numero legale dei consiglieri. Prego, signor segretario. Paterno. Presente. Fucile. Sì. Presente. Cairo. Presente. Nicoletti. Presente. Chiaravalle. Presente. Balestrieri. Presente. Sì. Sita. Presente. Liguori. Presente. Sì. De Marco. Sì. Presente. Danielli. Sì. Presente. Rago. Sì. Presente. De Luca. Sì. Presente. Capalbo. Presente. Sì. Algieri. E assente. Pirillo. Sì. Presente. Vilardi. No. Assente giustificato. Bisignano. Assente giustificata. 3 assenti e 14 presenti. Constatata la presenza di 14 consiglieri su 17 assegnati ad incarica, riconosco la seduta legalmente valida e la dichiaro aperta. Si passa adesso alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, relativo al gemellaggio tra il Comune di Bisignano e il Comune di Sant'Agata d'Esaro. E cedo la parola al consigliere delegato ai gemellaggi, Rago Elio, per la presentazione dello stesso. Prego, consigliere Rago. Ah, funziona. Scusate se non mi alzo in piedi, ma sono in condizione fisiche rimaneggiate, perdonatemi. Allora, un saluto al Presidente, al Sindaco, al Segretario, ai colleghi e a tutti presenti in sala. Signor Sindaco, cari colleghi e consiglieri, nella mia qualità di delegato ai gemellaggi desidero esprimere il mio compiacimento per l'iniziativa proposta dal Comune di Sant'Agata d'Esaro. Gemellaggio è una parola magica, con profondi valori di vita, soprattutto in questo periodo storico particolare, dove venti bellici soffiano in Europa e nel mondo. Con la firma del patto di gemellaggio, i due comuni sottoscrivono il reciproco impegno a mantenere relazioni privilegiate e durature, al fine di intensificare la collaborazione culturale, sociale, politica, economica e così moltiplicare le energie per un'azione comune per la pace, la solidarietà e l'incontro fra le due comunità. Le nostre città sono custodi di un patrimonio enorme. Non a caso, nel discorso inaugurale all'incontro dei sindaci delle capitali del mondo nel 1955, Giorgio La Pira sottolineava come storia e civiltà si trascrivono e si fissano, quasi pietrificandosi nelle mura e nei templi, nei palazzi e nelle case, nelle officine, nelle scuole, negli ospedali di cui la città consta. Le città restano arroccate sopra i valori eterni, portano con sé lungo il corso di tutto
dei secoli e delle generazioni, gli eventi storici di cui esse sono state attrici e testimoni. Restano come libri vivi nella storia umana e della civiltà umana, destinata alla formazione spirituale e materiale delle generazioni venute. Negli indirizzi politico-amministrativi di questa amministrazione rientra anche quello di contribuire alla creazione di una cittadinanza attiva e partecipante attraverso l'incentivazione delle iniziative di gemellaggio, ritenendo che esse possono essere un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra enti locali diversi, un'opportunità di conoscenza tra comunità pur distanti geograficamente, ma accomunate spesso da aspetti rilevanti della storia e delle tradizioni. Per questo motivo, questo di oggi è un momento importante per la nostra comunità. Dopo il gemellaggio con Verkirchen del giugno del 2005, la nostra cittadina si appresta a sottoscrivere un nuovo ulteriore patto di gemellaggio con la città di Sant'Agata d'Esola, mentre a settembre sarà ufficializzato il gemellaggio con il comune di Castelnuovo di Conza, in provincia di Salerno. Il nostro sindaco, con una delegazione, si è recato personalmente in queste comunità, al fine di confermare ai colleghi sindaci e alle loro rispettive comunità la volontà di rafforzare e proseguire un legame di amicizia e di collaborazione, di condivisione di valori. Con Sant'Agata d'Esola ci legano rapporti di grande amicizia. Grazie a un nostro concittadino, sacerdote, l'arciprete Don Antonio Montalto, che nella bella comunità della Valle dell'Esero ha vissuto il suo ministero sacerdotale con zelo e sapienza per oltre mezzo secolo, formando diverse generazioni di giovani. Bisignarese d'origine, figlio di maestri vasai, ossia discendente di una grande famiglia che per secoli ha praticato l'arte del vasaio nella via che ancora porta il loro nome, via dei vasai. Questi artigiani erano devotissimi del culto del Venerdì Santo, della Madonna del Santissimo Rosario e della Madonna di Costantinopoli. L'ambiente familiare, la profonda fede, la condivisione della quotidianità delle piccole cose e l'umiltà hanno formato tanti giovani sacerdoti bisignanesi. Fra questi Don Antonio si è distinto per dinamismo, preparazione culturale e servizio pastorale. E poi la devozione verso il nostro amato e più illustre concittadino, Sant'Umile da Bisignano. Don Antonio ha trovato in Frate Umile il significato più genuino del suo servizio pastorale, perché l'esperienza di vita del nostro santo entusiasma, stimola uno sguardo ottimista sul futuro, senza banalizzazioni e speranze stolte. Affascina perché si presenta come un uomo realizzato, non nel senso di arrivato economicamente o professionalmente, ma realizzato come uomo, testimone della possibilità in Cristo di un mondo rinnovato, liberato dall'odio, delle guerre e della contaminazione del creato. Ecco allora che il gemellaggio con Sant'Agata d'Esora assume un significato rilevante in questo momento di grande difficoltà, che ha ormai assunto estensione mondiale, che sta palesando la fragilità del modello di sviluppo adottato da anni a livello globale. Un buon accordo di gemellaggio può rivelarsi un'operazione assai virtuosa e recare molti benefici a una comunità e alla sua amministrazione comunale. Integrazione, unione tra persone appartenenti a comunità diverse, condivisione dei problemi, scambio di opinioni. Quando il sistema funziona, tutto questo si traduce in vantaggi tangibili. Don Antonio con il suo esempio ha tracciato non solo un cammino di fede, ma anche un cammino di condivisione e di collaborazione. Sta a noi saper cogliere e sfruttare appieno questa esperienza di vita per valorizzare al meglio le nostre comunità e per rafforzare i rapporti di sincera amicizia
fra Bisignanesi e Santa Gatese. Grazie. Udita l'illustrazione del punto fatta dal consigliere Rago, dichiaro aperta la discussione e do la parola ai consiglieri che chiederanno di intervenire. La consigliera Pirillo. Buonasera Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale, a tutti quelli che ci seguono in presenza e chi lo farà in diretta streaming e successivamente in differita. Un saluto particolare al dottor Cotroneo. E per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno, ossia il gemellaggio con la città di Sant'Agata d'Esero, vorrei fare un piccolo preambolo e dire che un tempo quelle che erano le diverse comunità limitrofe, ma anche non, scambiavano merci, scambiavano diciamo usanze tra di loro al fine di avere uno sviluppo sia economico sia personale che portava a loro e all'intera comunità benessere e pace. Col tempo si è potuto constatare che dallo scambio di merci, attività culturali, educative, di lavoro, ne derivava quella che era appunto una crescita equilibrata e duratura nel tempo, frutto di un'odierna convivenza fra i popoli. Dobbiamo attendere il 1989 per vedere riconosciuto ufficialmente quello che è il gemellaggio, che può essere ovviamente tra paesi ma anche tra comunità. E viene riconosciuto come uno dei pilastri della pace appunto e dello sviluppo. Vediamo dunque come questo dia oggigiorno l'opportunità ai comuni gemellati di cooperare anche nell'ambito di progetti comuni europei. Ma affinché sia possibile un gemellaggio devono sussistere ovviamente forti motivazioni a monte. Deve esserci condivisione e collaborazione, conoscenza e confronto, legami che devono riguardare e accomunare entrambe le comunità. Nel caso di Erno, unico forte legame tra Bisignano e Sant'Agata d'Esaro è stata la forte e radicata presenza del compianto sacerdote Don Antonio Montalto, nostro concittadino, che fu presente a Sant'Agata d'Esaro dal 1954 al 2007, il quale negli anni ha dato tutto se stesso alla comunità sant'agatese, così tanto che alla sua morte l'allora sindaco di Sant'Agata d'Esaro proclamò lutto cittadino. Da allora le due comunità, quella di Sant'Agata e quella di Bisignano, si sono strette in un lungo e forte gemellaggio spirituale, proprio attraverso Don Antonio, legame che va oltre la morte, atteso che adesso non c'è più. Oggi stiamo buttando il primo passo verso un gemellaggio che tra queste due comunità, che spero possa essere l'inizio di un consolidato e sempre più forte scambio culturale e di collaborazione e di una vera e propria cooperazione anche tra enti, al fine di accrescere maggiormente come comunità. Grazie. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Se non ci sono altri interventi, io dichiaro chiusa la discussione e passo la parola al signor sindaco per l'intervento conclusivo. Colleghi consiglieri, buonasera, pubblico presente in sala e per coloro che ci ascolteranno, che ci stanno ascoltando in diretta. Aggiungo solo poche cose. Elio ha spiegato le motivazioni in generale di quelle che sono
diciamo, di quello che è un gemellaggio, dovrebbe essere un gemellaggio tra comunità. Io ho qui la lettera che il sindaco di Sant'Agata d'Esera ha scritto a me personalmente in qualità di sindaco, e quello che mi ha colpito è il tono confidenziale con cui appunto chiede il gemellaggio, spiegando le motivazioni che in parte sono state dette dal consigliere Rago. Noi siamo andati a Sant'Agata d'Esera, ultimamente sono andato anche a Castelnuovo di Conza, perché penso che sto vedendo che tanti comuni sull'enfasi di questa legge, di queste normative che avevano previsto anche addirittura gemellaggi tra comuni europei, non solo italiani, gradualmente poi questa enfasi è andata scemando, nel senso che fatto il giorno della cerimonia del gemellaggio, poi arrivederci, oppure, e nulla è rimasto delle cose che diceva anche la consigliera Quirillo. Allora il senso della nostra visita qual è stato? È stato proprio quello di cercare di dire sì, facciamo il gemellaggio, ha una motivazione forte, però manteniamo questi rapporti, e questi rapporti nel caso specifico possono essere mantenuti anche attraverso le nuove possibilità che ci sono di reperire fondi, di trovare sinergie, di costruire, di creare rete tra comuni. E siccome con Sant'Agata adesso non siamo neanche tanto distanti, per cui il discorso ci viene più facile, per dire, non è come Feldkirchen che dobbiamo andare in Germania e quindi diventa quasi un appuntamento annuale, o addirittura a volte passano anche degli anni. Con Castelnuovo il discorso già è diverso, perché è un comune che è molto più distante di Sant'Agata d'Esero. Poi ne parleremo di quel gemellaggio, perché la parola chiave che ha fatto sì che questo gemellaggio fosse possibile è un termine tanto usato e forse abusato, ma che di fatto riempie di contenuto, non soltanto di contenuti, non soltanto l'attività di una pubblica amministrazione, ma proprio i rapporti della vita sociale. Con Castelnuovo di Conza, a differenza per esempio di anticipo questa cosa, ma proprio per dare senso alle cose che sono state dette, per ampliare il concetto meglio, non ci unisce un contatto di tipo storico, non ci unisce una relazione commerciale, non ci unisce un bene materiale, qualsiasi esso sia, oppure una storia comune che abbiamo, civica o religiosa. Ci unisce questa esperienza che è stata fatta in Irpinia da un gruppo di volontari, e introduco il tema, tra questo gruppo di volontari c'era anche il dottore Cotroneo, poi lo diremo nella motivazione, ecco perché sono collegate le cose. Ci unisce un bene immateriale, la solidarietà. E siamo rimasti d'accordo con il sindaco di quel comune di fare un appuntamento annuale, un anno a Castelnuovo, un anno a Bisignano, dove approfondire tematiche di interesse sociale, invitando di volta in volta anche grandi personalità, quindi iniziamo a dare già senso e contenuto alle cose, non dando uno scambio di merci, ma uno scambio di condivisioni, di valori, ecco il gemellaggio, di vedute, di confronto, che può aiutare a suscitare interesse nella comunità, nelle rispettive comunità, perché no, anche fuori dall'ambito territoriale. E di volta in volta saranno invitati personaggi illustri della cultura anche europea, perché stiamo pensando in grande, come è stato per esempio per Gino Strada, qui abbiamo già disposto l'intitolazione della strada, ma anche tanti altri, in modo che non rimanga un appuntamento fine a se stesso, ma qualcosa che negli anni anche le future amministrazioni potranno continuare. Ecco, allora fare un gemellaggio ha un senso, altrimenti rimane una manifestazione bella, originale sotto certi aspetti, importante, però rimane lì. Quindi dobbiamo essere bravi noi a riempire di contenuto questi momenti, questi atti, che devono e hanno un significato abbastanza importante.
nello specifico quello di Sant'Agata d'Esero, poi lo diremo giorno 14, noi giorno 14, quindi siamo tutti invitati al Consiglio Comunale, poi ovviamente ve lo ricorderemo, chi vuole venire della comunità di Bisignano, per correzione organizzeremo eventualmente dei pullman a secondo chi chiederà di partecipare a questa manifestazione. Giorno 14 agosto saremo a Sant'Agata d'Esero, lì ci accoglieranno, loro hanno la festa patronale dedicata a San Francesco di Paola e ci hanno voluto proprio quel giorno. È una bella coincidenza, perché San Francesco di Paola è anche il nostro compatrono, il nostro protettore, per cui la devozione su San Francesco di Paola a Bisignano non c'è bisogno che la dico io questa sera. Noi l'abbiamo abbinato poi il ritorno, proprio perché Don Antonio, per detta dello stesso sacerdote, la vocazione qui iniziò proprio in quel luogo santo del nostro santuario di Sant'Umile, quindi abbiamo voluto legare il ritorno del gemellaggio il 26 di novembre, proprio quando festeggeremo la dipartita, diciamo, la morte di Sant'Umile, e ci sarà l'offerta alla lampada votiva. Quindi questo gemellaggio si svilupperà tra queste due date. E non aggiungo più altro, volevo soltanto arricchire i contributi e dare ulteriori notizie. Per cui siamo contenti di queste cose, perché stiamo vedendo che nei confronti del comune di Bisignano sono proposte che ci vengono dagli altri comuni. E non sono iniziative partite dal comune di Bisignano. E quindi stiamo registrando, e l'abbiamo visto anche al Palio, una certa attenzione, un rinnovato interesse nei confronti del comune di Bisignano. E quindi io penso che tutto il Consiglio Comunale, nessuno escluso, sta dando davvero un ottimo esempio di confronto, di attività, nonostante le situazioni difficili che tutti conosciamo nel comune di Bisignano. Per cui questa nuova attenzione, al Palio c'erano 54 amministratori, c'erano delegazioni di oltre 23 comuni, si sono quasi tutti autoinvitati, e poi noi come ufficio di segreteria ci siamo sentiti in dovere di allargare e di invitare ovviamente più sindaci possibili. Non abbiamo potuto invitare tutti perché la capienza sul palco purtroppo è ristretta, ma vediamo il prossimo anno come possiamo organizzarci. Ma il bello è stato che tutti coloro che sono andati via, amministratori, hanno fatto un proprio post su Facebook per esprimere il loro compiacimento per aver visto una bellissima manifestazione, apprezzare un'organizzazione, e quindi la città di Bisignano nella sua interezza, non il sindaco, non l'amministrazione, la città di Bisignano nella sua interezza ha dato una bella immagine di sé. E io penso che sia dovuto anche questo, il fatto che comuni vicignoli chiedono o il gemellaggio, incontri, spesse volte vengono qui a Bisignano, stiamo ragionando su tutti questi progetti, sul da farsi, per come cercare di reperire più fondi possibili, e pare che ci stiamo riuscendo, anche se alcune misure ancora non sono state pubblicate, le graduatorie, tante altre dovranno uscire, e quindi noi salutiamo con piacere questa cosa qui. E io quando vedo queste cose, scusate l'io, ma lo dico non nel senso, mi sento orgoglioso di rappresentare questa bella città, non l'amministrazione comunale, tutto il Consiglio Comunale, tutta la città di Bisignano. Tra poco parleremo della cittadinanza onoraria, quindi quest'altro bellissimo e importante momento della giornata, perché un'amministrazione, un Consiglio Comunale attento deve valorizzare i talenti che ha nel territorio, chi si è speso per il territorio. Adesso poi anticipo un tema che si discuterà dopo, per cui Presidente, grazie per avermi concesso un po' di più tempo rispetto a quello che magari avrei dovuto occupare, però mi sentivo in dovere di puntualizzare queste cose. Per cui grazie da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale, a tutti voi, e soprattutto per i contributi che state dando in questo Consiglio Comunale. Sentito l'intervento del signor Sindaco, passo adesso alla lettura della proposta di deliberazione.
premesso che negli indirizzi politico-amministrativi di questa amministrazione rientra quello di contribuire alla creazione di una cittadinanza attiva e partecipante attraverso l'incentivazione delle iniziative di gemellaggio, ritenendo che esse possono essere un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione e di cooperazione tra enti locali diversi e un'opportunità di conoscenza tra comunità pur distanti geograficamente, ma accomunate spesso da aspetti rilevanti della storia e delle tradizioni. Che la città di Bisignano ha dato i natali al compianto sacerdote Don Antonio Montalto, che ha vissuto il suo sacerdozio totalmente al servizio della Chiesa e che ha dedicato la sua pluricinquantennale attività pastorale nella comunità di Sant'Agata d'Esaro, determinandone l'essenza religiosa, storica, etica e culturale e plasmando con i suoi insegnamenti tante generazioni di giovani. Che il Comune di Sant'Agata d'Esaro, con nota del 16 febbraio 2022, ha fatto pervenire comunicazione di voler promuovere un gemellaggio tra le due comunità, accomunate dalla vita e dall'attività del compianto Monsignor Antonio Montalto, bisignanese di nascita ma sant'agatese di adozione, che nel 1999, in occasione del 50° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Monsignore Antonio Montalto, una delegazione di questa città, guidata dall'allora sindaco Carmelo Lo Giudice, si recò a Sant'Agata d'Esaro facendo omaggio al sacerdote di una giara raffigurante Sant'Umile da Bisignano, al quale Don Antonio è sempre stato legato, perché proprio sulla collina della Riforma, per come lui stesso raccontava, nacque la sua vocazione. Che lo stesso Don Antonio nel 2009, in occasione del 60° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, scelse il convento dei frati di Bisignano per celebrare la messa alla quale parteciparono i fedeli bisignanesi e quelli sant'agatesi, guidati dall'allora primo cittadino Antonio Bisignani. Considerato che lo scorso 20 febbraio una delegazione di questa città, guidata dal sindaco dottor Francesco Fucile, alla presenza di alcuni rappresentanti della famiglia Montalto, si è recata nel comune di Sant'Agata d'Esaro, ponendo la prima pietra per giungere ad un patto di gemellaggio con il suddetto comune, al fine di unire ancora di più, nel ricordo di Monsignor Antonio Montalto, le comunità di Bisignano e Sant'Agata d'Esaro. Che intenzione dell'amministrazione comunale consolidare i rapporti con il comune di Sant'Agata d'Esaro, proponendo al Consiglio Comunale l'approvazione di un gemellaggio con il suddetto comune. Si propone dunque all'Onorevole Consiglio Comunale di deliberare, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono ripetute e trascritte, di approvare il gemellaggio tra il Comune di Bisignano e il Comune di Sant'Agata d'Esaro, al fine di accrescere i sentimenti di amicizia tra i due comuni, nel nome e nel ricordo di Monsignor Antonio Montalto, nato a Bisignano il 10 luglio 1929 e sacerdote per oltre mezzo secolo nel Comune di Sant'Agata d'Esaro. Di stabilire, per come concordato con l'amministrazione comunale di Sant'Agata d'Esaro, di dare rilevanza pubblica al gemellaggio di che trattasi con le seguenti iniziative. A Sant'Agata d'Esaro, il 14 agosto 2022, in occasione della festa patronale di San Francesco di Paola, compatrono di Sant'Agata, santo al quale era molto devoto Don Antonio, a Bisignano il 26 novembre 2022, in occasione della festa patronale di Sant'Umile da Bisignano. Letta la proposta, si passa adesso alla votazione. Per cui chi è favorevole all'approvazione del primo punto all'ordine del giorno relativo al gemellaggio tra il comune di Bisignano e il comune di Sant'Agata d'Esaro alzi la mano. All'unanimità il Consiglio approva il punto all'ordine del giorno. Si passa adesso all'immediata esecutività. Chi è favorevole all'immediata esecutività del punto alzi la mano. Con votazione unanime il punto è immediatamente esecutivo.